Salve a tutti ragazzi e bentornati su Geeking Around, ovvero la rubrica in cui io parlo di robe nere e tema nerd in senso lato. Nel precedente episodio, e sono ancora con la stessa maglietta perché sto registrando entrambi gli episodi di seguito, non per altro, ho iniziato a darvi l'infarinatura generale sul mondo di Pathfinder e GDR. Oggi ho deciso che ci dedicheremo sostanzialmente al cuore del metodo di gioco, ovvero questi, i dadi. E il loro utilizzo e funzione all'interno del gioco. Pathfinder è un gioco basato sul D20 System, ovvero un gioco basato su questo tipo di dado, questo qui, ovvero il dado a 20 facce. Allora, questo dado viene chiamato D20 System perché, oltre ad essere il dado, diciamo, col valore più alto, è il dado più importante all'interno del gioco. Ce ne sono anche altri, voi avete visto ovviamente i miei 3 set e sembrano effettivamente tanti, poiché vi sono un dado a 4 facce, ho chiamato D4, è un classico dado a 6 facce, allora questo è D4, questo è D6, poi un dado a 8 facce, sì, prendo dai vari set perché è importante farlo, due dadi da 10, che da solo compone il D10 e insieme compongono il dado percentuale. Un dado a 12 facce, di 12 che dir si voglia, e infine il dado da 20 che ho anche sulla maglietta. Sembrano molti, ma in realtà sono molto pochi i dadi perché questo dado verrà utilizzato per il 99% di tutto ciò che si può fare all'interno del gioco. Un altro dado da escludere, per cui quindi questo è quello che qualsiasi cosa voglio fare, serve questo, lo tiro senza problemi, quasi senza nemmeno pensarci. Un altro dado che non si utilizza quasi mai è questo, ovvero il dado 12 facce, serve solo per il barbaro. Poi nel prossimo episodio, dove spiegherò le razze e le classi, parlerò meglio nel dettaglio di cosa rappresentino anche i dadi, le varie classi, a quali classi hanno a che fare con quali dadi, e infine il resto dei dadi riguarda soltanto il dare e togliere vita ai personaggi. Questa maglietta ha un 1 sopra perché esistono il fallimento e il successo critico all'interno dei tiri. C'è anche da differenziare il tipo di tiro sul gioco, perché esistono due tipi di tiri: il tiro effettivo, ovvero un vero e proprio tiro, vengono chiamati letteralmente a roll in inglese perché è più facile da associare, piuttosto che le prove, quindi sono per esempio dei bonus, dei skill check. Vengono chiamati in inglese skill check, al cui interno non è considerato il successo e fallimento critico, anche se alcune persone lo utilizzano, ma io lo reputo molto inutile come cosa, ma ne spie lo spiegherò nel dettaglio quando andrò a spiegare le abilità all'interno della scheda. Cosa sono il successo e fallimento critico? Allora, questo qui sarà pieno di una, presente il fallimento critico. Ed è praticamente il fallimento in qualsivoglia modo, cioè fallimento automatico sarebbe, dell'azione. Per esempio, io sto colpendo il mio nemico, faccio uno sul dado, non importa quanti bonus abbia, ma io ho fallito. Viceversa, cioè nel caso se avessi fatto due, magari non l'avrei colpito, però non è dato dalla situazione, ecco. Invece, se faccio 20, a prescindere dai critici, dai modificatori, dai valori che ho, da aggiuntivi, io colpisco a prescindere, quindi quello è un successo critico e vale anche nel caso dei tiri di salvezza, come per esempio un tiro di riflessi fallito, vuol dire che io non sono stato in grado di fuggire dalla situazione, viceversa, se ho fatto un 20, sono stato enormemente in grado di fuggire dalla situazione. Detto questo, anche perché per esempio all'interno delle prove, mettiamo caso un raggirare, io non posso, non accetto il fallimento e il successo critico perché io come persona non posso un giorno prima oppure alla persona prima sapere come si raggira una persona e il momento dopo mi dimentico come si fa. Cioè, non ha molto senso proprio a livello logico per me, quindi io lo escludo. Però se c'è chi lo vuole usare non lo vieto mica. Cioè, io sono il master della mia campagna, io decido per me, per il mio gruppo. Chi altro invece deciderà così via. Ovviamente il master ha l'ultima parola, regola zero di tutti i GDR, è che il master ha la carta bianca.
a prescindere. Quindi se io trovo che questa regola a me non conviene, io non la uso, viceversa, se mi conviene la uso. Nel prossimo episodio spiegherò classi e razze, quindi osserveremo meglio il funzionamento dei dadi e il loro effettivo valore all'interno del gioco, e infine come si compila una scheda. Quindi alla prossima.